Possiamo affermare che il centrodestra è unito con Antonio Silanos, candidato a sindaco? Sì, possiamo affermare questa cosa, anche se è vero che la cosa va più approfondita, nel senso che la nostra è una lista prettamente civica di cui io sono la testimonianza più palese, proprio perché io mi sento civico al 100%. È anche vero però che all'interno della nostra lista civica confluiscono anche altri partiti e movimenti. Siamo appoggiati dalla rappresentanza del centrodestra regionale, quindi da PDL, Partito dei Sardisti e dei Riformatori, ma anche dalle componenti MPA Progress e anche da alcune persone che non si rivedono nel centro-sinistra, nella proposta del centro-sinistra di Villa Cidro, che quindi con noi collaborano e spendono le loro energie per arrivare a un risultato utile per la nostra lista. Cosa ne pensa delle diatribe interne all'interno del centrodestra villacidrese? Sono finte? Sì, ritengo di sì perché il mio nome rappresenta la sintesi della nostra lista, quindi abbiamo ricompattato il gruppo. È vero che probabilmente ci sono state non delle diatribe, io le definirei più delle divergenze anche di vedute, però ora il gruppo è compatto e penso che sia l'inizio di un nuovo corso, perlomeno è quello che io mi auguro, anche perché noi dobbiamo essere propositivi, dobbiamo essere positivi e iniziare proprio a rappresentare quella rottura con il passato. Si è chiesto anche ai partiti in quanto tali di fare un passo indietro per permettere infatti a noi giovani, in questa lista anch'io per Villa Cidro, di emergere, di avere uno spazio, di avere la possibilità di influire nelle scelte e quindi di entrare anche nella macchina amministrativa. Questa opportunità ci è stata concessa, grazie soprattutto anche, lo vorrei ricordare, anche al passo indietro fatto sia da Giannina Orru, vice sindaco uscente, sia da, Franco Mura, che con, un grande gesto di responsabilità politica hanno reso possibile, questo progetto e l'unificazione, dei due gruppi. A 32 anni, si hanno le capacità e competenze per amministrare un paese come Villa Cidro? Ecco, anche riguardo a questo punto io vorrei precisare una cosa. Io non ho mai dichiarato a un quotidiano regionale di avere le competenze per amministrare un paese come Villa Cidro. Ho dichiarato una cosa ben diversa. Ho detto che qualsiasi persona della mia età, con buon senso e con un minimo di capacità, può acquisire le competenze per amministrare un paese e penso che sia una cosa ben diversa, anche perché prima di comunque rilasciare certe dichiarazioni bisogna fare un bagno di umiltà e io penso di essere una persona umile e modesta e non avrei mai avuto la presunzione di dire di avere la capacità di amministrare un paese come Villa Cidro. Quindi è la prima volta anche che mi propongo in un certo ruolo e effettivamente molti ritengono che io possa non avere l'esperienza per assumermi un certo compito e su questo io posso essere anche d'accordo, però penso che l'esperienza vada anche misurata a seconda che essa sia stata positiva o negativa, altrimenti sarebbe solamente una somma di anni passati ad amministrare anche un comune come Villa Cidro. I nostri programmi si basano soprattutto su due concetti fondamentali. Democrazia partecipata e la trasparenza dell'azione amministrativa. Bisogna rendere partecipe la nostra comunità e i cittadini tutti delle scelte che vengono fatte dall'amministrazione, anche perché loro stessi dovrebbero fare quel controllo di gestione della cosa pubblica che penso sia indispensabile per una comunità. Il supporto però che ci può dare anche il cittadino comune penso che rappresenti un valore aggiunto per il nostro lavoro e penso che possa essere anche lo spunto per arrivare a soluzioni condivise. Ritengo che sia anche necessario rispettare ciò che si promette in una campagna elettorale, perché ciò che noi intendiamo promettere sono cose di tutti i giorni, sono cose che intendiamo realizzare e che possano essere realizzate. Non ci vogliamo lanciare in opere faraoniche che tanto magari non porteranno benessere per la nostra comunità e non avranno neanche una ricaduta economica sul tessuto sociale.
presto faremo anche incontri con associazioni, con cooperative, con anche i quartieri. Ogni quartiere ritengo che presenti delle criticità ben predefinite e quindi mi propongo e ci proponiamo come lista anche di andare a individuare quali possano essere queste criticità e cercare insieme agli abitanti di quel determinato quartiere di trovare delle soluzioni Quindi applicabili. scenderete in piazza? Sì, il nostro proposito è proprio quello di scendere tra la gente. Ha visto l'intervista di Riccardo Cadoni? Sì, penso che Riccardo abbia toccato un punto nevralgico dell'amministrazione comunale e della politica in generale. Molto spesso, infatti, ci sentiamo usati e poi buttati al momento più opportuno dal politico di turno. Riccardo ha evidenziato il fatto che molti politici si ricordano dei giovani solamente durante la campagna elettorale. È vero questo, però bisogna aiutare un giovane anche a capire che effettivamente il suo coinvolgimento in un certo contesto amministrativo e politico deriva anche dall'impegno che esso stesso ci mette nel proporsi e nel rappresentare le proprie necessità. Per questo penso che all'interno della nostra lista sia necessario, ed sarà fatto così, rappresentare questi giovani di cui io sono un'espressione.